Lo Stato è presente a Rosarno e nella tendopoli di San Ferdinando. Il prefetto, accompagnato dal Questore, dai comandanti provinciali dei carabinieri e delle fiamme gialle, a tentare di lenire la tensione che in questi giorni si respira nei centri della piana di Gioia Tauro. Voci che si rincorrono, passaparola che raccontano di aggressioni ai danni dei lavoratori africani, con spranghe e catene, di rivolte sedate, di posti di blocco e ronde organizzate dalla gioventù locale. Secondo le istituzioni, riunite nel Palazzo del Governo di Reggio Calabria, nulla di più falso. Sì, i migranti hanno denunciato quattro aggressioni che sono in corso di accertamento. Sì, c'è stato un incidente automobilistico tra un immigrato e un calabrese, ma nulla di preoccupante, anche se le condizioni della tendopoli di San Ferdinando sono ancora pessime, anche se i migranti lavorano ancora 12 ore al giorno per una paga di 20 euro. In questi giorni la volontà di agire sui due livelli, primo livello interventi di emergenza umanitaria, secondo livello intervento di integrazione e di accoglienza, trovando gli strumenti amministrativi, legislativi utili per favorire la integrazione e l'accoglienza di questi lavoratori nell'ambito del territorio della Piana di Gioia Tauro. È il messaggio importante per tutti i cittadini. C'è una forte cornice di sicurezza a garanzia dei diritti e delle aspettative di ciascuno.